Ciao Bettes.it, non capita quasi mai, questa volta è capitato. Abbiamo visto un cartone animato che non è un granché, si intitola Wonder Park di Dylan Brown. Dylan Brown è stato licenziato dalla Paramount quando il film era già quasi completamente finito, all'interno dello scandalo post-Weinstein che ha colpito a Hollywood tanti personaggi, tanti uomini, tra cui anche John Lasseter, un mito dell'animazione in Pixar, dove aveva lavorato e si era svezzato Dylan Brown. Questo è un film molto molto vicino alla Pixar. Comunque non sappiamo quanto abbia inciso il licenziamento per appunto condotte scorrette da un punto di vista professionale all'interno del luogo di lavoro da parte di Dylan Brown, non sappiamo quanto abbia influito, pare che il film fosse già finito. Wonder Park non è un granché, è un cartoon al computer molto colorato, anche animato dalle migliori intenzioni, come spesso capita ai film d'animazione che sono non i buoni sentimenti ma i sentimenti buoni. Sono dei prodotti molto interessanti e belli da vedere, soprattutto quando sei un ragazzino. E in questo caso che cosa è andato storto? Beh, partiamo dal fatto che infatti io mentre lo vedevo dicevo ma perché? Partiamo dal fatto che si intitola Wonder Park, ma si parla molto di Wonderland, quindi c'è già questa cosa strana, differenza tra titolo e attrazione, che però è la protagonista di questo film. June ha 8 anni, con la mamma immagina nella sua camera un parco giochi in cui lei è Dea ex machina, e mamma poi ha un problema. Anche il momento della tristezza e della malattia, se ci ricordiamo alcuni capolavori dell'animazione come Up, per esempio, la vita di coppia e come la vita di coppia possa essere colpita e come la tristezza possa arrivare dentro l'animazione senza farci perdere però il senso della dolcezza comunque legata a questo tipo di prodotto audiovisivo. Qui non è proprio la stessa cosa, mamma sta male, non si capisce bene che ha, sembra il male oscuro, no? Quando infatti probabilmente è cancro, ma non si capisce. E va via e il papà la mette su un autobus. June, che è anche un po' casinara, ha fatto dei casini nel vicinato, ma non troppo. Il film è tutto molto, ma non troppo. June fa di tutto, ma la gente si arrabbia, ma non troppo. Mamma sta male, ma non troppo. Sembra che arrivi la grande malattia, ma non troppo. E questo a lungo andare indebolisce molto il prodotto, tanto che ero già abbastanza scollegato quando June prende il pullman, va, la mandano in colonia, poi lei decide di tornare indietro perché è diventata tristissima June, è convinta che la negatività la faccia da padrona, e poi è diventata molto apprensiva nei confronti del papà. Sta per tornare indietro, entra nel bosco e voilà, entra a un certo punto dentro proprio quel parco che aveva creato nella sua stanza con mamma. Adesso il cartone è colorato, ci sono anche dei personaggi buffi che stanno in questo parco, sono un orso narcolettico, un facocero signora Free Control, la scimmia un po' maga, un po' Walt Disney, un porco spino e i castori. Devo dire che nel momento in cui June arriva a Wonderland c'è questa specie di nulla della storia infinita che sta sopra, è una nuvolona, però è fucsia, e questo nulla, questa oscurità, fucsia però anche là c'è una contraddizione, che rappresenta lo stato d'animo di June, la quale ha un po' il look della gioia di Inside Out. Il film ricorda anche alcune cose di Inside Out, però a differenza di Inside Out, che porta in superficie l'inconscio, ciò che è dentro di noi, questo film è molto invece superficiale, perché invece è come se banalizzasse tutto ciò che June ha interiorizzato. È proprio il processo opposto di Inside Out, che ricorda come il look della protagonista e come anche dinamica. Non accade molto dentro anche Wonderland nel momento in cui June arriva. Ci sono anche questi scimpanzé zombie, sì, il parco è invaso da scimpanzé zombie che sono peggio dell'oscurità fucsia, e
che vanno, che ti strappano anche un sorriso, e che però a un certo punto, quando si mettono un cappellino giallo, tu dici no, i Minions, e sono appunto l'ennesima prova, ma tante volte sono stati copiati i Minions in questi anni. Insomma, può capitare, non è niente di eccezionale. Nell'edizione italiana ci sono Gigi e Ross e Facchinetti, che fa il porcospino Steve. Devo dire, mandatela nella scuola militare, sì, quando, e questo è quando John fa casino. Devo dire che non mi piace per niente quando arrivano grandi svolte senza apparente motivo. Siamo abituati, soprattutto dal grande racconto protestante, che debba accadere qualcosa. Ci debba essere o un'azione fisica, o un'azione morale, o un'azione intellettuale, che comunque cambi il corso degli eventi. E qui invece, anche lì, c'è un gran casino, ma non troppo, e c'è ovviamente il colpo di scena, ma non troppo. È tutto ma non troppo questo cartone, quindi non è particolarmente buono. E questo non capita quasi mai, perché di solito l'animazione, anche quando non è leggendaria, comunque mantiene un livello molto alto in questi anni. Non è il caso di Wonder Park di Dylan Brown, anche se è stato presentato senza il nome di Dylan, perché Dylan se lo so bevuto e l'hanno licenziato per, nell'anno orribile del 2018 per il maschio hollywoodiano e non solo, in cui ci sono stati parecchi regolamenti di conti, e Dylan Brown è stato uno di quelli, come il grande John Lasseter nel campo dell'animazione, che appunto ha fatto le spese di questo momento di reazione del mondo femminile alle condotte scorrette di noi maschiacci. Nel caso di June è una ragazzina, nessuno si comporta male con lei, è solo lei un po' che si comporta male con se stessa e dovrà tornare ad avere fiducia nella sua immaginazione. Non c'è tantissima immaginazione invece in questo cartoon, che infatti non ha fatto sfracelli al box office. Wonder Park, ma in realtà si parla molto di Wonderland e non sappiamo perché, di Dylan Brown, ma in realtà il suo nome è stato spesso cancellato dai credits del film. Ciao Bad Taste, subscribe! Wonderland o Wonder Park, be bad. Ciao!